televisione, cartelloni, manifesti, giornali, scritte, slogans, più tu hai, più tu vorresti. Bibite, saponi, dentifrici, scatolette, aperitivi digestivi, calze, deodoranti, sigarette. Se vuoi essere più bella, se vuoi essere alla moda, se vuoi essere qualcuno, compra subito sta roba. Prendi questo, scegli quello, scegli questa qualità, costa meno, costa poco, è una vera novità. Se vuoi essere felice, se vuoi essere contento, tira fuori i portafogli ed effettua il pagamento. Ma che cos'è questa società? È tutta una finzione, è tutta un'illusione, tutta una pubblicità. Oggi è tutto perfezione, oggi è tutto programmato, e questa ormai è la situazione, il mondo è tutto un gran mercato. Ma il sistema non può cambiare, adoriamo il Dio progresso, la gente non ti deve guardar male se vuoi raggiungere il successo. Questo che bene o male, anche tu ti sei adeguato, per non essere asociale al pensare al rinunciato. La sveglia squilla la mattina e tu di corsa via nel bagno, la colazione pronta in cucina, ma nel cuore hai già l'affanno. Poi al volo prendi il tram che ti porterà in ufficio, gli occhi fissi su una reclame, per mezz'ora un dentifricio. Quella sera dopo il lavoro arrivi a casa al televisore, come fosse il vello d'oro che hai raggiunto tu già sono. Che a destra tutto il male, a sinistra tutto il bene, te lo dice ogni canale, te lo ripete tutte le sere. A destra tutto il male, a sinistra tutto il bene, te lo dice ogni canale, te lo ripete tutte le sere. Anche se la tua unica passione è il vademecum della felicità, anche se la tua attenzione è sol per la pubblicità. Ma sul video una sera apparve scritto eccezionale, non si capiva che cos'era, ma sembrava niente male. Era una macchina eccezionale, in ogni cosa ti sostituiva, a lavorare, a soffrire, a ridere, ad amare, a pensare, a sognare, a correre, a dormire. Era proprio una macchina perfetta, per l'eternità era garantita, così tu la comprassi e non ti accorgessi nella fretta che gli avevi regalato tutta la vita. Così sei morto, caro fratello, e fra gli idioti ti abbiamo seppellito, in una bella bara, ultimo modello, l'etichetta diceva paradiso garantito. È tutta una finzione, è tutta un'illusione, tutta una pubblicità. Oggi è tutto perfezione, oggi è tutto programmato, e questa ormai è la situazione.
situazione, il mondo è tutto un gran mercato. Ma il sistema può cambiare se tu non adori il Dio progresso, se tu hai un tuo ideale per incominciare a vivere da adesso.